Ultime chance di salvezza per i Fratta che, in virtù di una prestazione interna che la vede in gioco per 60 minuti, viene raggiunta in classifica dalla Polisportiva Stella, uscita vittoriosa nell'ultimo turno. Il Russia appare devastante per certi tratti della partita, compiendo gol, capolavori ed applausi, ma l'inizio è con il giallo. Ai padroni di casa viene annullata questa rete a Gallo per fuorigioco, mentre il Russia, più over a fondo, trova la via del gol con il solito Sob. Veronica dell'attaccante, tiro nell'angolo alla destra dell'estremo di casa, esultanza alla Balotelli per lui. Il Fratta reagisce con due corner consecutivi, sul primo Placci salva poco più dalla linea di porta, sul secondo un batti ribatti scaturisce un palo clamoroso sotto misura con palla finale che giunge tra i guantoni di Casadio, mentre Andreoli, presentatosi a tu per tu poco dopo con Casadio, alza la mira. Ma nel finale di prima frazione di gioco scatti pari, Gallo serve la corrente Chiarini che sotto misura trova la zampata vincente ristabilendo la parità. Ma c'è ancora il tempo in pieno recupero per un'azione che vede protagonista ancora una volta Chiarini con relativo salvataggio sulla linea di porta. Nella ripresa i padroni di casa abbassano la guardia con i Russi che ne approfitta, ma nell'ordine sono proprio i locali ad andare vicino al bersaglio. Prima Casadio si supera su Chiarini, poi il colpo di testa di Gallo viene allontanato dalla retroguardia ospite. Da qui in poi scatta la cartolina dei saluti in direzione Russi. So di potenza riporta i vantaggi Falchetti ricevendo l'abbraccio dei protagonisti in campo e della panchina. Successivamente il portiere di casa Altini la fa grossa, inciampa sul pallone facendoselo rubare da Filippi che con un pallonetto buca la porta avversa portando gli ospiti sul 3-1. Nel finale invece il gol di Lombardi e da grandi firme della serie i poker è servito. Prima del triplice fischio finale c'è ancora spazio per un gol con Casadio che esce a vuoto, poi la gioia di Ancarani che mette i titoli di coda per il 2-4 finale.